La nona tappa del Giro d'Italia sarà una cronometro con partenza da Savignano sul Rubicone fino a Cesena. Savignano è famosa soprattutto per l'episodio di Giulio Cesare che, attraversando il Rubicone con il suo esercito, pronunciò la frase Alea Iacta Est, ovvero il dato è tratto, significando che non si poteva più tornare indietro nel passaggio dalla Repubblica all'Impero. Ciao, sono Ilaria, appassionata di bicicletta e di viaggi, e sono abruzzese. Quest'anno gioco in casa. Il Giro d'Italia parte dalla mia terra. Ma perché non raccontarvi l'intero giro alla scoperta delle bellezze del bel paese? Partiamo! Ma la vera prelibatezza che trova casa a Savignano è lo squacquerone, che solo su questo territorio è stato riconosciuto con il marchio DOP. La cui tradizione vuole abbinato alla piadina romagnola. Buonissimo! Eccoci a Cesena, città arrivo della tappa romagnola di oggi, fondata intorno al V secolo a.C. dagli Umbri, fiorita in epoca romana come centro lungo la via Emilia. Ancora oggi ne conserva quasi intatta la struttura nella pianura circostante. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno Ilaria, benvenuta a Cesena. Grazie. Ti mostro quello che è il tesoro più importante della nostra città, la Biblioteca Malatestiana. Una sala quattrocentesca del tardo umanesimo conservata negli arredi e nei manoscritti esattamente come ce l'ha lasciata Malatesta Novello. All'interno di quello che era il convento dei Frati Francescani, la biblioteca si presenta come una struttura a tre navate con un lungo corridoio centrale affiancato da una serie di plute a destra e a sinistra che racchiudono, incatenati ai banchi, ben 373 manoscritti. Gli araldi del Signore, che appunto ne dimostrano quello che è il dono ed è la volontà, attorniano il visitatore lungo i plutei, nei capitelli delle colonne, nel portale ligneo d'ingresso e ricordano ovunque il mecenatismo di Malatesta Novello. È uno dei manoscritti più importanti commissionati da Malatesta Novello e contiene le Civitate Dei di Sant'Agostino. Sono tutti manoscritti pergamenacei. La miniatura iniziale presenta un Sant'Agostino nello studiolo, dove fortissimo è il riferimento, per proprio la sua allocazione, alla biblioteca nella quale ci troviamo. Lo sono il verde delle pareti, il rosso dei pavimenti e il bianco delle colonne. E soprattutto questa cornice di bianchi girai, suntuosissima e particolarmente preziosa, rende il manoscritto di grande importanza, dove al taglio inferiore troneggia quello che è l'araldo del Signore di Cesena e la sua nota di possesso. La tappa di oggi arriva a Cesena, per la precisione all'interno del parco del Tecno Gym Village. Progettato e costruito in tempi record nel 2012, grazie alla tecnica dell'assemblaggio delle componenti di vetro e legno con cui è realizzato. Sia il progetto che il metodo di costruzione, dunque, sono fortemente connotati in un'ottica di sostenibilità. In questo senso il Village è una vera e propria destinazione di interesse sportivo, non solo sotto l'aspetto dell'innovazione tecnologica, degli accessori e degli attrezzi sportivi, quanto nella filosofia alla radice del progetto, che si può esprimere nel motto latino mens sana in corpore sano. Qui dalla Rocca Malatestiana io chiudo la tappa di oggi. Io mi sono presa il mio tempo per visitare la città di Cesena, ma per i ciclisti del Giro, viste le medie sopra i 50 km/h, sarà una volata. Ciao!